Picciotti, rieccoci con la rubrica settimanale in cui commentiamo il nuovo capitolo di One Piece. Prima di iniziare, vi chiediamo di mettere like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere alcun nostro video. Inoltre, ci trovate su altri social, come Facebook ed Instagram, ma anche su Twitch, e abbiamo anche aperto il gruppo Telegram ufficiale del canale. Vi lasciamo tutti i link in descrizione. Bene, adesso sigla e si comincia! Zombie Apocalypse. Il titolo del capitolo è Ordini. Tama sta per trasmettere il suo messaggio ai Gifters, mentre Bao Wang versa in pessime condizioni. Ma un urlo di Queen spaventa la piccola, che perde i sensi. Nel frattempo, i Gifters stanno facendo piazza pulita eliminando i Waiters e i Pleasures che si erano schierati con Chopper. Nel palcoscenico, Tama si è ripresa ed è in procinto di parlare. Riempiendosi di coraggio, la piccola chiede a tutti coloro che hanno mangiato i suoi dango di aiutare Luffy, Momonosuke e tutti gli alleati per sconfiggere Kaido. Intanto i pirati Heart stanno cercando di rianimare Luffy espellendo l'acqua ingerita, mentre Shinobu tiene in braccio un Momo instabile emotivamente. L'ordine di Tama fomenta i Gifters e lo stesso Briscola, che era tornato coi nemici, ha di nuovo cambiato sponda mettendosi contro i suoi compagni di ciurma. Persino Daifugo obbedisce a Tama, e Queen ha finalmente capito che è opera di Tama. Mentre Wuzhu muta in forma ibrida, Jinbe ricorda una storia di un agente della CP9 sotto arresto, evaso molti anni fa. Si tratta proprio di Wuzhu. Il Tobiroppo spiega che era un vero talento, paragonato a Rob Lucci, ma che un errore commesso 12 anni fa gli costò caro. Mentre continua lo scontro, Wuzhu esprime il suo odio per Cappello di Paglia. 12 anni fa, sulla nave su cui lui stesso stava, fu rubato un frutto del diavolo scortato dalla marina. Questo gli costò 10 anni di carcere prima dell'evasione. Quel frutto era il Gomu Gomu no Mi. Picciotti. Ed eccoci tornati con le riflessioni sul nuovo capitolo di One Piece sul canale principale. Partiamo con Otama. Come detto la settimana scorsa sul secondo canale, il cambiamento anche di chi si era riuscito a svincolare dai poteri di Otama si è avverato, e ciò sta letteralmente incasinando tutta Onigashima. Questa situazione, oltre a ripercuotersi sui sottoposti rimasti fedeli a Kaido e che si troveranno a combattere con quelli che erano loro alleati fino a un attimo fa, avrà un effetto anche per i pezzi grossi della ciurma delle 100 bestie. Infatti, sia Sasaki che Wuzhu e perfino la calamità Jack stavano approfittando dell'aiuto dei loro sottoposti nei loro scontri con, rispettivamente, Franky, Jinbe e Inuarashi. Con il repentino cambio di fazione di questi uomini, finalmente i nostri potranno vedersela coi loro avversari alla pari, e secondo me ciò servirà a giustificare la loro imminente vittoria, resa possibile dal fatto che finalmente abbiano potuto combattere 1v1. Ma noi sappiamo benissimo dalle informazioni che abbiamo appreso durante la saga di Whole Cake Island che Judge lavorò in un gruppo di scienziati con il genio Vegapunk, e quel gruppo pare proprio essere quello dei Mets. Esso si era sciolto dopo la scoperta del fattore di lignaggio, cosa che spinse il governo mondiale ad intervenire catturando Vegapunk. Ma non è la prima volta che a Wano sentiamo ronzare nelle orecchie il nome dello scienziato. Infatti Orochi, in un colloquio con la CP0, aveva chiesto che gli consegnassero Vegapunk, e di Kaido siamo venuti a conoscenza che lo scienziato abbia studiato il suo corpo. Infatti da questo studio derivò il frutto che ha poi ingerito Momo. Che ci sia qualcosa in più in merito alle ricerche dello scienziato e al rapporto con la ciurma delle 100 bestie? E se Queen non fosse l'unico ad aver ricevuto delle modifiche? Chissà, staremo a vedere. Mentre per quanto riguarda la medicina che Zoro assumerà e che lo farà rimettere in piedi, c'è qualcosa che non mi soddisfa appieno. Se da un lato apprezzo che non abbia fatto tirar fuori dal cilindro a Chopper una medicina inedita, dall'altro trovo un po' ripetitivo il pattern del dolore che Zoro percepirà una volta finito l'effetto. Già con Kuma a Thriller Bark avevamo assistito alla sopportazione di tutto il dolore di Luffy in un'unica botta. Dopo quello, ogni sopportazione del dolore da parte del nostro spadaccino sarà nient'altro che una copia sbiadita di quel momento. Concedeteci, visto che non lo facciamo mai, di affibbiarci al petto la medaglia per aver sempre negato sin dal primo istante il fatto che Wuzhu potesse essere qualcuno che avevamo già visto, e a maggior ragione Jin, l'ex sottoposto di Don Krieg.
In questa teoria circolata molto su Reddit c'erano veramente poche cose credibili. Su tutto il mood in cui abbiamo lasciato il pirata dopo il saluto ai nostri. Ciò che invece sappiamo per certo di Wuzhou è che facesse parte un tempo della CP9. E lui stesso dice che veniva paragonato a quel genio di Rob Lucci. Non vorrà forse dire che quest'ultimo fosse, e presumibilmente è, un avversario molto temibile? E che forse la marina che conta uomini anche ben più forti di Lucci non è proprio l'ultima arrivata? Chiedo, eh. Ma nell'ultima pagina l'ex agente della CP9 fa una dichiarazione a dir poco sensazionale. Infatti egli 12 anni fa fu incarcerato per aver perso un frutto che stava scortando in una nave. E quel frutto altro non era che il Gum Gum. Ora, partiamo dalle conseguenze più logiche che questa informazione porta con sé e poi ci addentriamo nelle speculazioni pure. Innanzitutto il fatto che Wuzhou, un agente molto promettente del governo mondiale, venga arrestato e non si sappia di preciso neanche per quanto, visto che è evaso, significa che il frutto avesse certamente una grande importanza. La marina non si mette mica a scortare qualsiasi frutto alle capi di sottotiro, e soprattutto un'eventuale perdita di quest'ultimo non causerebbe mai simili conseguenze. Il frutto Gum Gum sapevamo dal capitolo 1 che fosse stato rubato da Shanks da una nave nemica, e pare che questa nave fosse proprio quella della marina in cui era presente anche Wuzhou. Infatti escludo che possa essere stato rubato inizialmente da Barbanera e in seguito ad una colluttazione recuperato da Shanks. Infatti la cicatrice sull'occhio del rosso è stata inflitta da Teach 22 anni fa, quindi 10 anni prima che Shanks mettesse le mani sul frutto Gum Gum. L'atto compiuto da Shanks comporta parecchie cose. Innanzitutto, perché Shanks lo voleva recuperare? E soprattutto questo dimostra, finalmente, che Shanks non è in combutta col governo mondiale come molti pensano? Partiamo dall'ipotesi che mi sono fatto sull'importanza del frutto, e poi cercheremo di spiegare tutto ciò che è collegato a questo fatto. Tra i motivi che fanno sì che il Gum Gum abbia una tale importanza ne spiccano tre. Il frutto era appartenuto a Roger, contiene un potere sopito che è immensamente forte, oppure ha un legame col tesoro finale e con il divenire Joy Boy. Vi dico sin da subito che questa prima opzione la escludo, semplicemente perché sarebbe un autogol clamoroso il fatto che nessuno, e dico nessuno, faccia notare che Cappello di Paglia abbia lo stesso frutto di Roger, e più volte abbiamo assistito a personaggi che hanno notato la somiglianza tra i due, come Gunfall a Skypiea o Crocus. Perché non avrebbero dovuto aggiungere anche la somiglianza tra i frutti? Per quanto riguarda il fatto che esso custodisca un enorme potere, ciò sarebbe l'elemento che sposta gli equilibri nello scontro col villain della saga, come lo era stato il Gear 2 e 3 con Lucci e il Gear 4 fa Dressrosa. Però questa soluzione, oltre a non piacermi perché porterebbe un ulteriore power-up a Luffy in veramente poco tempo, porterebbe con sé delle questioni che mi convincono poco. Ad esempio, perché una punizione tale per aver perso un frutto che è semplicemente molto distruttivo? E perché non abbiamo visto da parte della marina, a parte pochi altri casi come l'Ope Ope, una tale insistenza nell'accaparrarsi i frutti più potenti? E poi, com'è possibile che nessuno sappia del potere enorme di questo frutto? Qual è il motivo di tenerlo segreto? E soprattutto, pensiamo seriamente che Shanks lo abbia recuperato solo perché fosse potente? E qui ci colleghiamo al terzo punto, e cioè col fatto che abbia un legame col tesoro finale e col divenire Joy Boy. Premesso che la seconda e la terza opzione non sono mutuamente escludentesi, quindi potrebbero valere entrambe, penso che il vero motivo per cui la marina, e quindi il governo mondiale, tenesse così tanto al frutto sia che sappia che esso è collegato ad una profezia che preannuncia il tanto atteso capovolgimento degli equilibri mondiali. Per questo Shanks lo ha voluto rubare, dimostrandoci che non sia in combutta col governo mondiale, bensì che stia perseguendo quell'obiettivo che abbiamo ipotizzato nel video su cosa Roger gli disse dopo lo sbarco sull'Uptail, e per questo nessuno sa dell'importanza del frutto, presumibilmente solo i Gorosei e Imsama. Se poi esso sia legato ad una profezia, o se sia legato a Joy Boy perché era il suo frutto, è veramente difficile da sapere, ma sarà bello scoprirlo insieme. Bene, questo era il video sul capitolo 1017 di One Piece. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto e ricordate di lasciare like per aiutarci a recuperare il mese in cui siamo stati ingiustamente fermi. Noi ci vediamo domani sera in live su Twitch alle 21. Non mancate, a domani! Bene ragazzi, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!